Mi piace pensare che un giovane cantautore scriva una canzone per me, dopo che io ho scritto sempre tutte le mie. Ho fatto tante cose belle, volevo. Ho chiesto a Giorgio, che avevo appena conosciuto, di scrivere una canzone sull'inizio, cioè che cosa vede un giovane ancora non padre nei confronti di un padre che torna ad essere padre di nuovo. Quindi che impressione fa? Ti porta curiosità questa cosa o ti fa paura? Gli ho chiesto io. Allora, scrivimi una canzone, fammi sentire come mi vedi, no? Perché è bello per sentirsi giudicare o meglio interpretare da altre penne, no? E così Giorgio ha scritto questa canzone che per me fosse una delle canzoni più belle dell'album e io sono contento di aver fatto finalmente solo il cantante. Quando vedi una persona che vuole andare a stare bene e cambiare vita, non devi sempre giudicarla come sei cambiata, non sei più tu. Ecco, l'analisi di questo disco è proprio questo, la paura del cambiamento, dell'osservazione degli altri e della voglia di essere liberi e consapevoli. Allora, visto che si fa fatica ad esserlo, mi domando anche, ma noi cerchiamo la libertà, cerchiamo la consapevolezza o ci abituiamo e ci accontentiamo del presente? Ecco, in questo disco lavoro su questa doppia interpretazione della libertà, quindi la paura di viverla o l'impossibilità di non viverla perché c'è chi ti dice, ma chi te lo fa fare? Quindi io poi vinco sempre nel risolvere questo discorso dicendo sei nato in un luogo, ma sei figlio di gente che ha attraversato il mondo, di gente che ha girato il mondo, che ha fatto delle occupazioni, siamo degli spermatozoi, noi che hanno vagato per tutta il pianeta, forse la galassia. Quindi come siamo piccoli quando rinunciamo ad affrontare una cosa nuova, a non farlo perché ci manca il coraggio, siamo stupidi, non cresceremo mai. Una cosa molto bella, Anita, qualcuno mi ha detto, è la prima femminista, Anita. No, non è una femminista. Anita quando viveva non si parlava di femminismo. Anita cercava l'indipendenza, quello che giustamente tutte le donne oggi vogliono e pretendono, il rispetto, l'indipendenza, la libertà di poter muoversi, la libertà di essere considerate alla pari dell'uomo. Quindi Anita ha fatto tutto questo prima che tutte le donne del mondo si mettessero a pensare che si poteva essere Anita. Anita l'ha fatto perché ha avuto grande coraggio, ha trovato un uomo, certo che lo ha, che l'ha capita, che l'ha fatta diventare sua complice, che l'ha fatta diventare combattente. Peraltro un uomo come Garibaldi che era anche visto come su certi giornalismi, i giornalisti l'hanno interpretato come anche un bracconiere a volte, non solo un eroe, quindi è stato anche giudicato sotto vari aspetti. Ma lei ha scelto l'uomo da amare, è morta a 30 anni, ha vissuto solo 30 anni, ma in questi 30 anni quante cose ha fatto? Si è sposata minorenne, si è risposata scappando con lui, nasce in Brasile, muore a Ravenna, in mezzo alla palude, muore forse incinta. Quindi, ma muore col coraggio perché dice al suo uomo: tu continua a scappare perché se mi fermo, si ferma il nostro sogno. E Io come sono suo dovrebbero essere. padre, no? Hai ragione, io sono suo padre. Questo è mio figlio, no? Io sono suo padre, no? Sono due cose differenti, ma se ci pensi, Molto. hanno rispetto per l'umanità, questa cosa, no? Non devi mai pensare che tu sei il Dio. Oltre a volte, noi abbiamo questo ego nella nostra testa che più o meno galleggia in base alle nostre età, in base alla possibilità, in base alla forza che riteniamo di avere. Ma l'ego può anche essere il tuo grande conduttore, scusami, il condottiero della tua vita, ma può essere anche il tuo peggior nemico. L'ego ti fa esplodere, no? E quindi tu, questo è mio, la mia donna, mio figlio, la mia casa, la mia macchina. Il senso del possesso occidentale, perché il mondo, ripeto, la cultura orientale è completamente differente e si basa su un ciclo che avviene sempre nello stesso modo, quindi non c'è più la morte o la vita e non esiste come la natura. Natura, tu sai, tu vivi in mezzo alla natura, la natura non ha una fine e un inizio. Noi potiamo gli olivi, potiamo la vigna, in quel momento non stiamo facendo morire la pianta, ma stiamo dando una nuova vita, ma stiamo cambiando un ciclo, però, e noi uomini facciamo fatica a star dietro a questo concetto.
Dunque, la confidenza toglie il cielo dalla stanza poeticamente, è vero, perché troppa confidenza poi fa subito chiudere un ciclo. La conoscenza non è appartenenza, la conoscenza è conoscenza e deve restare conoscenza finché le anime capiscono di potersi, tra virgolette, fidare. Oggi spesso ci fidiamo di tutti perché i social, entrando nelle nostre case, ci appartengono. Noi pensiamo di essere, di possedere tutte le persone che stiamo seguendo, perché capiamo la vita che fanno. Siamo degli specchi in tutte le case. Facci caso, noi siamo degli specchi riflessi in tutte le case. E dentro la nostra casa abbiamo altrettanti specchi riflessi con delle immagini. La mia paura è che quando si spaccheranno, che prima o poi cadrà, perché ci sarà una rivoluzione nella comunicazione e anche questi specchi cadranno, si spaccheranno. Se tu non sei più riflesso da nessuna parte, chi sei? Capisci? Sarà poi il problema di capire in quale casa andarti a cercare, se non la tua. Perché è facile anche che se ti spacca lo specchio di casa tua, riesci a non perdere la testa e non controllare più. Ricordiamoci sempre che siamo figli di un sistema che ci porta i famosi social, che può essere Instagram, Facebook, Twitter, tutti, e anche i nuovi che non conosco neanche. Ma se qualcuno fa click e schiaccia off, chi siamo? È come se si spaccasse lo specchio. E non siamo più niente, perché se io imposto la mia vita solo, basata su una struttura, una piattaforma che ti fa vivere, quando questi decideranno di spegnere, tu chi sei? Allora cerca un'alternativa. Devi però sapere che esiste la campagna, esiste il profumo dell'erba, che devi imparare a fare un orto quando sei piccolo, perché è fondamentale. Devi capire come hanno vissuto le persone che ti hanno preceduto. Grazie, è un team di persone, di produttori, da Michele Canova, e da Davide Simonetta, Placido Salamone. Edwin, cioè è un team anche di persone che avevano probabilmente sposato le canzoni prima ancora di produrle, sono innamorate della canzone e hanno cercato di vestirla nella maniera migliore. Per esempio, c'è una canzone che si chiama È Capitato, è una canzone che amo molto, che ha le sonorità degli anni 80 della scuola bolognese. A volte chiudo gli occhi e sento cantare Carboni, sento cantare Dalla, sento cantare Gaetano Curreri, no? Ed erano tutti i miei riferimenti di quando ero giovane, un giovane geometra che cercava di fare successo. E quindi mi piace anche tornare a quei profumi delle sonorità nel passato. E ecco, lì è l'unico punto in cui non sento malinconia, ma sento coraggio.